Hi everybody, today we'll talk about the air show for the 100th anniversary of the Italian Air Force. First of all, I would like to thank the Italian Guardia di Finanza for allowing us to access the air show and the Italian Air Force for hosting it. The show was divided in four main areas. The first area was inside and outside of the hangars, where many posters, panels and vehicles were placed, showing all of the different branches of the Italian Air Force. Many soldiers were present to explain in great details how everything worked and even allowed you to test some hardware like the training simulators. A smaller area indoor was also there for different military companies to show their products, one of which was Leonardo, present with a model of the Tempest 6th generation fighter with Italian markings. Another was Tecne, a company that gained notoriety thanks to the deployment of its vehicles in Ukraine. The second area was destined to a historical display, showed in a sort of military sim type of vibe, with many people dressed in old uniforms and bracing weapons from different World War II factions, such as the US and UK Army, the Italian Air Force and Army, and others. Many historically significant vehicles were present, such as the G91, MB326, a M1340 and L3-33 tank, the AB-41 armored car, and many Italian propeller-driven aircrafts, together with multiple cannons like the Breda 20mm. Multiple speakers would explain vehicles and the history of the situation showed. The third area would host multiple aircraft in a static display, such as a KC-767, the cargo aircraft C-130J Hercules, C-27J Spartan, the P-72A maritime patrol aircraft, the G-55 conformal airborne early warning, the F-35A stealth 5th generation fighter, the AMX International Ghibli, Tornado with Storm Shadow cruise missile, Eurofighter Typhoon with the Meteor missile, a F-104G, and a United States Air Force F-16 Block 40, and many, many more. The public could enter almost all of the bigger aircraft, while being able also to sit inside the cockpit of many fighters. Unfortunately, the only present F-104S was in the very end of the exposition area. The fourth and final area was a massive spot next to the landing strip and taxiing route, allowing the public to have a great view of the parked and flying aircrafts. Many historical and still in service aircrafts were present, some of which were the previously listed fighters, the MB-326 Trainer, the TF-104, the P-51 Mustangs, MB-326K, F-86 and many more, taking turn to take to the sky. The Frecce Tricolore Italian Air Force acrobatic team hosted a great show using the white and free color smoke. The same can be said about the Reparto Sperimentale di Volo, Experimental Flight Department. Also, a parade of 100 aircraft in service with the Air Force passed over the airport. The experience was fantastic, so I want to thank again the Guardia di Finanza and the Italian Air Force for hosting such an event that is the first in Italy for such a scale. Ciao a tutti, oggi parleremo dell'Air Show per il centenario della creazione dell'aeronautica militare. Prima di tutto vorrei ringraziare molto la Guardia di Finanza per averci dato la possibilità di essere presenti all'Air Show e all'Aeronautica Militare per aver reso l'intero evento possibile. Lo show era diviso in quattro aree principali, la prima area all'interno e all'esterno degli hangar, dove molti poster, pannelli e veicoli erano presenti, mostrando tutti i diversi rami dell'aeronautica. Molti soldati erano anche presenti per poter spiegare in gran dettaglio come funzionava il loro lavoro e reparto, in alcuni casi dando anche la possibilità di testare hardware come simulatori per l'addestramento.
Un'area più piccola, al chiuso, era destinata a diverse compagnie militari per mostrare i loro prodotti, una delle quali era Leonardo, presente con un modello del caccia di sesta generazione Tempest con markings italiani. Un'altra era la Tecne, una compagnia che ha guadagnato fama grazie alla presenza dei suoi veicoli in Ucraina. Una seconda area era destinata ad un display storico, in mostra con un'area di Milsim, con molte persone vestite con uniformi e armi di diverse fazioni della Seconda Guerra Mondiale, come l'esercito americano, l'esercito inglese, l'esercito dell'aeronautica italiana e molte altre. Molti veicoli di grande valore storico erano pure presenti, come ad esempio il G91, l'MB326, un carro armato M340 e un carro leggero L333, un autoblindo AB41 e molti aerei ad elica, insieme a diverse armi e cannoni come il Breda 20mm. Molteplici speaker inoltre spiegavano veicoli e la storia delle situazioni mostrate. La terza parte era dedicata ai display statici di molteplici velivoli come il KC-767, gli aerei cargo C-130J Hercules e C-27J Spartan, il velivolo da pattugliamento marittimo P-72A, il Conformal Airborne Early Warning G-550 Kaev, il caccia stealth di quinta generazione F-35A, la MX International Ghibli, il Tornado con missile cruise Storm Shadow, l'Eurofighter Typhoon con missili Meteor, un F-104J e un F-16 Block 40 dell'Aeronautica Militare degli Stati Uniti e molti molti altri. Il pubblico poteva entrare all'interno della maggior parte degli aerei più grandi, mentre si poteva anche sedere nei cockpit di molti caccia. Sfortunatamente l'unico F-104S era nella parte espositiva più distante. La quarta ed ultima area era un'enorme zona vicino alla pista di decollo che permetteva al pubblico di avere una magnifica vista su tutti gli aerei parcheggiati ed in volo, con molti aerei storici e ancora presenti in servizio. Alcuni dei quali erano dei caccia della lista di prima, il Trainer M346, un TF-104G, P-51 Mustang, MB-326K, F-86 e molti altri che a turno prendevano il volo. Le frecce tricolori inoltre fecero un magnifico volo acrobatico prima che il reparto sperimentale di volo fece lo stesso. Una parata in volo di oltre 100 velivoli in servizio con l'aeronautica militare passò anche sopra l'aeroporto per simboleggiare i 100 anni. L'esperienza è stata fantastica, quindi, di nuovo, vorrei ringraziare la Guardia di Finanza e l'Aeronautica Militare per averci permesso di essere presenti all'evento, che è stata la prima volta in Italia per un evento di questo tipo su una scala talmente grande.